E se il pianeta su cui ci troviamo non fosse sferico ma piatto, esistono gruppi di persone secondo le quali sarebbe in corso da secoli un indottrinamento operato dai poteri forti per nascondere una verità clamorosa, cioè che la Terra sia piatta. Chi sono queste persone e soprattutto perché non credono che la Terra sia sferica? È quello che cercheremo di capire oggi nel nuovo episodio di Strane Storie. Ben ritrovati naviganti, io sono Massimo Polidoro e come ogni venerdì ci ritroviamo insieme ad affrontare storie ai confini della realtà e quella della Terra piatta rientra indubbiamente in questa definizione. Se infatti iniziamo a dubitare di tutto quello che ci circonda, sulla Luna non ci siamo mai stati, i vaccini non fanno bene ma anzi fanno male, le scie degli aerei sono armi chimiche, il riscaldamento globale non esiste, ebbene, se spingiamo questo negazionismo oltre ogni limite, perché tutto intorno a noi farebbe parte di un grande inganno architettato da chi vuole tenere le persone all'oscuro di tutto, da una gigantesca Matrix, dai rettiliani o da chi volete voi, ecco che c'è davvero spazio per qualunque cosa, anche per chi crede che la Terra sia piatta. È gente che il globalismo lo combatte in maniera letterale. Ma quale globo, dicono costoro? La Terra è solo una grande pizza. Né il mondo sottosopra, il mio nuovo libro, vado effettivamente alla ricerca di ciò che di più incredibile c'è oggi tra teorie del complotto, fake news, bufale e fandonie di ogni genere. E lo faccio non solo per spiegare come stanno veramente le cose, ma soprattutto lo faccio per capire, grazie agli strumenti della scienza, come mai siamo portati a credere a questo tipo di storie. Se sono argomenti che incuriosiscono anche voi, vi invito a iscrivervi al mio canale e a cliccare sulla campanellina per non perdere i prossimi episodi. E ora cominciamo! Abbiamo detto scherzando che per i terrapiattisti la Terra non è un globo, ma somiglia piuttosto a una grande pizza. In realtà è proprio così che tra i negazionisti della sfericità della Terra si immagina la sua forma, un grande disco con il polo nord al centro e sul bordo un muro di ghiaccio che impedisce a chiunque di andare oltre o di cadere di sotto. Ma non è l'unico modo che hanno queste persone di interpretare la forma della Terra, come vedremo più avanti. Sarebbe sciocco tuttavia affermare che si tratta di credenze dal sapore medievale. Nel Medioevo si sapeva benissimo che la Terra era sferica, anzi sono circa 2500 anni che lo sappiamo e tra i primi a capirlo ci fu Pitagora nel VI secolo a.C. Platone, dopo di lui, attribuisce a Socrate l'idea della forma sferica della Terra e il suo allievo Aristotele arriva a capire il rapporto tra l'eclissi e la Terra tonda. Eratostene, e siamo ancora al III secolo a.C., riesce persino a calcolare in una maniera abbastanza precisa, considerati naturalmente i mezzi che aveva a disposizione all'epoca, la circonferenza della Terra, più di 2200 anni fa. Ho chiesto a Gianluca Ranzini, che è un astrofisico, presidente dell'Associazione e dei Planetari Italiani e vice caporedattore del mensile Focus, oltre che autore del libro Perché dicono che la Terra è piatta, di raccontarci come Eratostene riuscì in questa straordinaria impresa. Eratostene, scienziato e filosofo del III secolo a.C., non solo aveva ben chiaro che la Terra fosse un globo, ma addirittura riuscì a misurarne la circonferenza. E per farlo ideò un sistema molto ingegnoso. Lui aveva sentito che nel giorno del solstizio d'estate a mezzogiorno il Sole era esattamente allo zenith, cioè a perpendicolo sopra la testa della città di Siene, l'odierna Assuan. Lo stesso giorno, alla stessa ora, però, il Sole non era a perpendicolo ad Alessandria, dove viveva Eratostene, e lui riuscì con un gioco di ombre a misurare la distanza del Sole dallo zenith ad Alessandria, appunto al solstizio d'estate a mezzogiorno, e trovò che era di circa 7 gradi.
Questi 7 gradi di differenza dipendevano dal fatto che le due città si trovavano e si trovano tuttora a latitudini diverse, anche se più o meno sullo stesso meridiano. E questi 7 gradi di fatto rappresentavano una porzione, una parte della circonferenza terrestre. 7 gradi su 360 significa circa un cinquantesimo. E quindi a quel punto era sufficiente misurare la distanza in chilometri tra le due città, e in chilometri, allora si usavano gli stadi per la verità, e misurare la distanza, moltiplicarlo per 50 per ottenere il valore della circonferenza terrestre. Il risultato che Eratostene ottenne fu molto vicino a quello che oggi sappiamo essere il valore reale di circa 40.000 chilometri, e quindi quello di questo filosofo greco fu un risultato davvero eccezionale. Per essere precisi, la stima di Eratostene oscillava tra i 39.700 e i 46.600 chilometri di oggi rispetto ai 40.075 ora notti. Mica male per uno che aveva a disposizione solo il sole, un bastone e soprattutto un cervello perfettamente funzionante. La consapevolezza della sfericità della Terra, dunque, è rimasta tale e quale per oltre 2000 anni, ed è solo a metà del 1800 che qualcuno inizia a parlare di Terra piatta. È l'inglese Samuel Burley Robotham, un autodidatta, organizzatore di una comune socialista ispirata alle idee del sindacalista Robert Owen, a pubblicare nel 1849 il primo opuscolo in cui si afferma la piattezza del nostro pianeta. Con lo pseudonimo di Parallax inizia a girare l'Inghilterra e a tenere conferenze a pagamento sul tema, dove sostiene che l'unica verità a cui si possa credere è quella che si può accertare direttamente con i propri sensi. La stessa idea che si ritrova oggi alla base di tanti video su YouTube dedicati espressamente all'argomento, o in generale alle teorie della cospirazione. Come è facile immaginare, c'è chi lo deride, ma c'è anche chi lo ascolta incuriosito o quantomeno divertito, visto che le conferenze e la vendita dei suoi libri si trasformano nella sua principale fonte di sostentamento. Quando però qualcuno gli chiede, per esempio, di spiegare come mai, guardando una nave allontanarsi in mare aperto, lo scafo scompare prima dell'albero e delle vele, dimostrando così la sfericità della Terra, Robotham si rifiuta di rispondere e fugge addirittura dalla sala. Ma Parallax è un abile oratore e per la volta successiva è pronto con una risposta. Il fenomeno si verifica per colpa della prospettiva, spiega lui. Ciò che è più lontano ci appare più piccolo e noi non vediamo lo scafo semplicemente perché è troppo lontano. Ma se potessimo disporre di un telescopio abbastanza potente, allora vedremmo l'intera nave riapparire con lo scafo e tutto il resto. Non stupisce che ancora oggi questa sia una delle osservazioni fondamentali dei terrapiattisti, ma dimostra solo che nessuno di essi ha mai messo in pratica l'esperimento suggerito da Robotham. Se lo si facesse, infatti, si scoprirebbe facilmente che in realtà il telescopio permette sì di ingrandire la vela di una barca lontana, ma non lo scafo se questo è coperto dalla linea dell'orizzonte. A convincersi che le cose stiano diversamente, però, c'è un'osservazione che Parallax conduce sul canale di Bedford, dove, immergendosi nell'acqua e osservando a pelo d'acqua verso l'orizzonte, riesce a vedere oggetti e persone che dovrebbero essere nascoste dalla curvatura terrestre. Robotham entrò nell'acqua tenendo un telescopio a circa 20 cm dalla superficie dell'acqua stessa e guardò una barca allontanarsi. La sua idea, che era anche concettualmente corretta, era che se la Terra fosse stata appunto rotonda, la barca doveva sparire progressivamente mano a mano che si allontanava, cioè prima lo scafo e poi rimanere visibile eventualmente solo l'albero con la bandiera. Cosa però che lui non riuscì a vedere. Lui sosteneva di vedere l'intera barca, scafo compreso, anche a 6 miglia di distanza. Questo è uno dei temi forti del terrapiattismo, cioè questo problema di riuscire
a percepire la curvatura terrestre sull'orizzonte oppure di percepire la curvatura delle superfici d'acqua sulla terra, gli oceani, i laghi e così via. Il fatto è che questo tipo di misure è piuttosto complicato, abbastanza delicato, non è semplice da fare. Innanzitutto, una cosa che sembra banale ma non lo è, la Terra è molto grande, ha un diametro di oltre 12.700 km, quindi se io fotografo l'orizzonte per esempio dalla riva del mare, ne inquadro solo una piccola porzione e ho l'orizzonte che è molto vicino, in realtà ad altezza uomo è a circa 5 km di distanza. L'altro problema è la rifrazione che la luce subisce, che i raggi luminosi subiscono da parte dell'atmosfera della Terra, quindi una deviazione del percorso dei raggi luminosi che in qualche modo compensa la curvatura terrestre perché sono deviati verso il basso. E questo fa sì che si possano vedere anche cose molto lontane che in teoria non dovrebbero essere visibili perché dovrebbero essere sotto l'orizzonte. Un esempio sono il Sole o la Luna, che dopo il tramonto di fatto per qualche minuto sono ancora osservabili proprio per questo effetto di rifrazione dell'atmosfera, anche se di fatto sono sotto l'orizzonte. Quando Robotham muore, i sostenitori delle sue idee fondano nel 1892 la Universal Zetetic Society, che porta avanti le sue idee e rimane attiva fino all'inizio del Novecento, mentre negli Stati Uniti la credenza nella Terra piatta è accolta dalla Chiesa cristiana cattolica apostolica, che sopravvive fino agli anni 50 del secolo scorso. Si tratta però di gruppi marginali e per nulla influenti. Chi cerca di porre rimedio alla situazione è Samuel Shenton, un inglese di professione pittore di insegne per negozi, che nel 1956 fonda a Dover, in Inghilterra, la Flat Earth Society. È Shenton a elaborare l'idea del disco con il polo nord al centro e il muro di ghiaccio tutto intorno. La sua sfortuna però è quella di fondare la sua associazione all'alba delle missioni spaziali, che nel giro di pochi anni porteranno l'uomo prima a orbitare intorno alla Terra, dimostrandone così anche empiricamente la sfericità, e poi a sbarcare sulla Luna, ottenendo in questo modo anche le prime fotografie che ci mostreranno per la prima volta il globo terracqueo sospeso nel buio del cosmo. Di fronte a simili evidenze, l'unica via d'uscita per Shenton è quella di negare ogni cosa. Non è nient'altro che un'abile messa in scena di trucchi da fantascienza, gli farà eco dagli Stati Uniti Charles Kenneth Johnson, suo successore nel 1972 e fondatore della International Flat Earth Society of America. La NASA e i capi di Stato sanno benissimo che la Terra è piatta, dice lui, ma hanno buttato via 24 miliardi di dollari per mettere in piedi una finzione o, come lo chiama Johnson, un complotto scientifico per ingannare il pubblico. A non andare giù ai terrapiattisti in particolare è il fatto che ci si ostini a rifiutare le evidenze sull'universo già presenti nel libro della Genesi. La moderna astronomia e i voli spaziali sono insulti a Dio, tuona Johnson nei suoi bollettini, e la punizione divina per l'arroganza dell'umanità è solo questione di tempo. Nel 1980 Johnson si convince di avere scoperto che illuminati, massoni e tutti coloro che sarebbero dietro al grande complotto hanno lasciato una traccia grandissima della loro macchinazione. Dove? Ma nel simbolo delle Nazioni Unite, dove il globo terrestre è rappresentato in proiezione azimutale equidistante e dichiara: lo zio Joe, che sarebbe Stalin, Churchill e Roosevelt posero il piano generale per una New Age sotto l'egida delle Nazioni Unite. Dopo la guerra, il mondo sarebbe stato dichiarato piatto e Roosevelt sarebbe stato eletto primo presidente del mondo. Quando la Carta delle Nazioni Unite fu redatta a San Francisco, presero la mappa della Terra piatta come loro simbolo. Resta da capire come mai questi sbadati illuminati e massoni avrebbero svelato a tutti la verità, mettendola addirittura
nel logo dell'ONU e come mai dopo la guerra non ci fu nessun annuncio e Roosevelt non fu nominato presidente del mondo. Con la morte di Johnson nel 2001 l'idea della terra piatta inizia a sbiadire e probabilmente si sarebbe estinta se di lì a qualche anno qualcuno non avesse iniziato a parlarne su YouTube. Osservando i dati di Google Trends, infatti, si scopre che di terra piatta sul web si parla pochissimo fino al 2015, quando c'è un improvviso picco di interesse generato da video di buona qualità pubblicati su YouTube. E da quel momento la curva dell'interesse continua ininterrottamente a salire. Se a inizio 2015 i video dedicati all'argomento sono circa 50.000, a gennaio 2020 si avvicinano ai 20 milioni. Per avere un'idea delle dimensioni del fenomeno, i video sulle scie chimiche, per esempio, sono circa 1 milione, altrettanti quelli sulle teorie complottiste legate all'assassinio del presidente Kennedy. Sulla terra piatta, 20 milioni. Questo naturalmente non significa che ci siano almeno 20 milioni di persone che credono che la Terra sia piatta. Ma evidentemente si tratta di video che piacciono, forse perché l'idea è talmente assurda da rendere interessante l'ascolto dei ragionamenti di chi la presenta, così come per molti invece è divertente creare video che prendono in giro questa teoria. D'altra parte, per rimettere le cose nella giusta prospettiva, va segnalato che il canale video di Mark Sargent, forse il più famoso terrapiattista, protagonista anche di un documentario su Netflix, ha poco più di 80.000 iscritti. Un canale come Cars and Water, che realizza unicamente video in cui si fa cadere una sfera di acciaio rovente su qualunque cosa e poi si guarda l'effetto che fa, ne ha quasi 800.000. Hydraulic Press Channel, che osserva invece gli effetti di una pressa idraulica che schiaccia qualunque cosa le venga messa sotto, ne ha 2 milioni e 4. I canali con il più alto numero di iscritti su tutta YouTube, tra i 20 e i 30 milioni, sono comunque quelli di ragazzi che raccontano la loro vita in modo comico, divertente. La Terra piatta è ancora molto indietro, insomma. Detto questo, il fenomeno è comunque molto interessante perché non è vero, come spesso si sente dire, che in realtà nessuno oggi crede per davvero è la terra piatta, che si tratta unicamente di troll, cioè di burloni o di provocatori. Le persone che ci credono sinceramente esistono nella vita reale e non solo sul web. Il campione di basket Kyrie Irving ha dichiarato, per esempio, di non credere alla curvatura della terra, così come il rapper Bobby Ray Simmons, che ha lanciato una campagna di raccolta fondi per lanciare un satellite indipendente e dimostrare così che la forma della terra non è sferica. Non si capisce su quali basi un cantante o un cestista dovrebbero saperne di più di milioni di scienziati e astronomi che hanno dedicato la vita allo studio della loro disciplina, della loro materia, ma così oggi va al mondo. Mad Mike Hughes, uno spericolato 63enne americano, vuole costruirsi un razzo in giardino per salire di persona a un'altitudine di 109 km e quindi, una volta arrivato nello spazio, vuole verificare da solo se la Terra è piatta oppure no. Credo che la Terra abbia la forma di un frisbee, spiega Mad Mike. Lo so per certo? No, ecco perché voglio salire nello spazio. Per il momento è riuscito a racimolare abbastanza soldi per lanciarsi il 24 marzo 2018 con un razzo fatto in casa fino a 600 metri d'altezza. Ha rischiato di rimetterci la pelle e il suo coraggio va riconosciuto, ma non è servito a nulla. Tuttavia, ha già in programma altri voli per arrivare sempre più in alto. Sempre più in alto! Nel 2018 ha fatto scalpore un sondaggio di YouGov su un campione di 8.125 americani, dal quale sarebbe emerso che circa il 2% degli intervistati afferma di credere all'idea della Terra piatta. Il 2%! Della popolazione americana sono più di 3 milioni di persone e dunque è certamente
un'esagerazione, come fa notare Scientific American. Il sondaggio non sembra totalmente affidabile. Rodolfo Rolando, collaboratore del CICAP ed esperto di marketing, osserva da parecchio tempo il fenomeno dei terrapiattisti. L'impressione che ho ricavato nel tempo dedicato ad osservare i gruppi di terrapiattisti è che si tratti di un fenomeno complesso ed eterogeneo, contraddistinto in particolare da alcuni fattori. Il fideismo, che sia indipendentemente la fede in una religione o un semplice costrutto di teorie personali, il complottismo, che diventa una necessità perché deve negare non soltanto l'evidenza scientifica ma anche l'accumulo di tutte quelle prove documentali che arrivano dall'osservazione spaziale, e poi si basa su una pseudoscienza che diventa necessaria per ricreare la realtà alternativa in cui si pone il terrapiattismo. Ma chi fa parte oggi dei terrapiattisti? Ci sono persone che sono molto diverse fra loro. Se la maggior parte di questi è composta da troll, cioè da persone che si divertono a prendere in giro gli altri, è importante notare che quelli che rimangono sono persone che credono genuinamente all'esistenza della terra piatta. Di questi, una parte rilevante è composta da follower, cioè seguaci passivi della credenza, ma alcuni sono veri e propri teorici che, se talvolta sono in contrasto fra loro, sono accomunati dal bisogno di combattere il nemico comune, ovvero la scienza sostenuta dai poteri forti. L'interesse per il fenomeno è dunque innegabile. Nel novembre 2017 si è tenuta in un hotel di Raleigh, nel North Carolina, la prima convention sulla Terra piatta, a cui hanno partecipato centinaia di persone entusiaste. Nel 2018 la prima convention dei terrapiattisti è arrivata anche in Europa e si è tenuta nel paese dove tutto era iniziato, cioè l'Inghilterra. Circa 200 persone si sono ritrovate così a Birmingham e l'amico Michael Marshall, giornalista e fondatore della Merseyside Skeptic Society, era là. C'era una presentazione di 3 ore in cui si sosteneva che l'universo è in realtà un uovo gigante, dice Marshall. C'era un musicista di Manchester secondo il quale la Terra ha la forma di un diamante. Alcuni credono che sia un disco con il polo artico al centro. Altri pensano che il disco sia coperto da una cupola sopra la quale potrebbe esserci una grande distesa d'acqua. Altri ancora credono che la Terra è solo uno di una serie di laghi in una grande spianata di ghiaccio, e altri ancora che la Terra si collochi al centro di 4 anelli concentrici dentro l'universo a forma di uovo. La maggior parte non crede nello spazio e nessuno crede che l'uomo ci sia mai andato. Anche tra i terrapiattisti, insomma, le idee sono tante e confuse. L'unica su cui tutti sono d'accordo è che la Terra non sia un globo. Quando Marshall faceva notare ai terrapiattisti, ai partecipanti, insomma, che la Luna è rotonda, che i pianeti che si vedono nei telescopi sono rotondi e di conseguenza non si vede perché la Terra non dovrebbe esserlo anche lei, beh, si rispondevano che la Luna è solo una proiezione. Quando chiedeva che cosa succede a chi si trova a viaggiare oltre il Giappone e dunque oltre l'estremità della Terra piatta, domandando se poteva cadere di sotto, la risposta è stata che si crea un effetto Pac-Man. Nel famoso gioco degli anni 80, forse ve lo ricordate, quando la pallina arrivava all'estremità dello schermo, ricompariva subito dalla parte opposta. Secondo alcuni terrapiattisti, con la Terra succederebbe esattamente la stessa cosa. Chi arriva a un'estremità del pianeta passa attraverso una porta spazio-temporale che lo fa ricomparire immediatamente all'estremità opposta. Marshall ha potuto accertare che quasi tutti i partecipanti alla convention si sono avvicinati all'argomento dal 2015 in poi, cioè quasi tutti dopo aver visto qualche video su YouTube. Tuttavia, come ha potuto verificare direttamente proprio Marshall, per molte delle persone presenti il complotto della Terra piatta è semplicemente l'elemento che unisce persone che sono già convinte che tantissime altre teorie della cospirazione siano vere. Il cambiamento climatico, lo sbarco sulla Luna, l'evoluzione o l'11 settembre sarebbero tutte bugie, secondo loro, diffuse dalla NASA, dai massoni, dai sionisti, da George Soros e dal solito infinito elenco di viscidi potenti e malvagie organizzazioni internazionali, compresi i governi di tutto il mondo. Tutti gli scienziati, tutti gli insegnanti, insomma, un colossale complotto che coinvolge centinaia di milioni, se non miliardi
di persone, come dire la stragrande maggioranza del pianeta, tutti impegnati a nascondere a un'infinitesima minoranza di persone qualcosa che non avrebbe nessuna importanza se fosse vera. Quando si cerca di capire perché mai dovrebbe esserci questa colossale congiura del silenzio sulla forma della Terra, la risposta è tutta il più vaga e fa riferimento al fatto che i potenti non dicono mai la verità su niente. Può essere. Oggi la situazione sembra essere leggermente cambiata, però. In quest'ultimo periodo potrebbe sembrare che il fenomeno del trapettismo si sia sgonfiato, ma è davvero una falsa impressione perché ciò che è diminuito è il numero di troll, o meglio l'attività che i troll facevano nei gruppi di trapettisti. E se questo vale per paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti, dove il fenomeno è nato 150 anni fa, oltre 150 anni fa, vale anche per l'Italia, dove per colpa, per esempio, di una trasmissione televisiva senza scrupoli, queste persone sono state rappresentate e trattate come fenomeni da baraccone. Insomma, l'esplosione mediatica ha sovraesposto una credenza che è comunque tutt'oggi presente. E parlando proprio dell'Italia, è interessante capire chi sono i terrapiattisti del nostro paese. Il più grande gruppo italiano di terrapiattisti è Costiera Amalfitana, che ha oltre 23.000 iscritti su Facebook, principalmente troll ma non solo, e che non va confuso con gruppi omonimi che si occupano di turismo in Campania. Mentre per quanto riguarda i personaggi, quelli più interessanti, a parte Albino Galuppini, che è laureato in scienze naturali, Calogero Greco e Agostino Favari, tutti organizzatori dei convegni di Palermo e di Milano finiti in televisione, quello più interessante potrebbe essere Dino Tinelli, che è autore di centinaia di video sull'argomento ed è un punto di riferimento, se non il più importante punto di riferimento nazionale sull'argomento. Una nota importante è: non consiglierei di seguirli sui social per non alimentare quel circuito che li ha portati alla ribalta, in alcuni casi anche al di fuori della credenza terapeutista. Solitamente, come si è visto, le persone che dubitano del modello sferico della Terra sottoscrivono anche altre forme di credenze, da chi per esempio legge la Bibbia alla lettera, alla paranoia occultista, dagli anti-vax a chi sostiene la pseudomedicina, per esempio, dall'antisemitismo all'arianesimo e così via. Mi sono avvicinato al fenomeno del terrapiattismo con una certa curiosità. Ho letto i libri principali, i testi fondamentali, ho guardato quello che c'era in rete, ho conosciuto anche molti dei terrapiattisti italiani più noti. E mi sono fatto l'idea che questi signori in generale credano davvero in quello che sostengono, cioè credano nella terra piatta, che non abbiano, se non in rari casi, certo qualcuno ha i propri libri e DVD da vendere, non abbiano interessi economici particolari, per esempio, magari un pochino di desiderio di popolarità, questo sì, perché in questo modo hanno sicuramente una eco sui mezzi di informazione che altrimenti non avrebbero. Però penso che davvero ci credano loro e ci credano soprattutto i loro seguaci. Una cosa che balza immediatamente agli occhi riguardo al movimento terrapiattista è che queste persone sono complottisti a 360 gradi, cioè non esiste il terrapiattista e basta. Loro credono un po' a tutto questo contorno di fake news scientifiche che proviene soprattutto dalla rete, e questo non è necessariamente un problema di formazione, di background, di studi, per esempio, perché alcuni dei terrapiattisti italiani più noti hanno anche una laurea in discipline scientifiche. Il problema è che sembra che non abbiano più nessun tipo di analisi critica, di capacità critica, e quindi assorbono appunto tutto quello che viene da determinati canali, però attenzione, solo dalle loro fonti, perché viceversa rifiutano tutto ciò, studi, ricerche, informazioni e così via, che provengono dalla scienza ufficiale. Non solo dalla scienza, in realtà c'è una sorta di disagio nei confronti delle istituzioni in generale, anche politiche o religiose. Questo ovviamente impedisce qualsiasi forma di contraddittorio, perché qualsiasi critica si cerchi di sollevare ai terrapiattisti viene vista immediatamente, qualche volta anche con un pochino di aggressività, come una provocazione deviata, perché a loro parere
noi tutti, diciamo, terratondisti, facciamo parte di questo grande complotto che vuole nascondere la reale forma del nostro pianeta. Michael Marshall mi ha raccontato ancora di essere rimasto molto colpito nel vedere quante delle persone che avevano intrapreso il viaggio verso la credenza nella Terra piatta avevano vissuto eventi traumatici o crisi personali. Questo è forse il motivo per cui è importante ascoltare e parlare con i terrapiattisti e avvicinarli non solo per ridicolizzarli, ma anche per capirli. Se non gli si dà la possibilità di vedere una luce nella società civile, il pozzo in cui si sono cacciati, o come lo chiamo nel mio libro, prendendo a prestito chiaramente il luogo creato da Lewis Carroll per Alice nel Paese delle Meraviglie, la tana del Bianconiglio, ebbene non può che diventare sempre più profondo e sempre più buio per loro. Il terapeutismo non è un fenomeno stupido e comunque non è un buon motivo per prendere in giro le persone che ci credono. Non esistono motivazioni che giustifichino il dileggio. È una credenza come tante, atipica, articolata rispetto alla maggior parte delle credenze. Però è interessante perché permette di studiare la genesi e l'evoluzione di quelle credenze che arrivano a negare un fatto conclamato ed evidente nella cultura scientifica, e poi è altrettanto interessante perché permette di dimostrare come il trolling, che è un fenomeno alla fine socialmente tollerato, quasi incentivato nei confronti della minoranza, sia una delle cause principali della recrudescenza della credenza, che negli anni 90, dopo tutta l'esplorazione spaziale del secolo scorso, era un fenomeno quasi completamente estinto. Insomma, col prendere in giro chi si ritiene più stupido si arriva paradossalmente a fare pubblicità alle loro credenze. Se non è stupido questo... E dunque che cosa può fare chi avesse amici disposti a credere che la Terra sia piatta? Una possibilità è quella di provare a insinuare qualche ragionamento, facendo qualcosa che già 2500 anni fa facevano i nostri antenati. Se si osserva la Luna quando non è piena, per esempio, si vedrà che l'ombra proiettata sulla sua superficie dalla Terra è curva. Oppure si può salire su un grattacielo, una torre, una collina, e rendersi conto che da lassù lo sguardo arriva molto più lontano di quello che può succedere restando a livello della strada. Non dovrebbe succedere invece se la Terra fosse piatta come una tavola. Chi vive nell'emisfero nord e ha la possibilità di viaggiare in quello sud, per esempio, andando in Australia, potrà fotografare la Luna e vedrà che è capovolta rispetto a come è abituata a vederla. Perché? Semplicemente perché in Australia ci si trova figurativamente a testa in giù rispetto a chi sta nell'emisfero opposto, perché per l'appunto la Terra è sferica. Ma sarà difficile far accettare l'idea a un terrapiattista. La Flat Earth Society, infatti, ha dichiarato nel 2018 che l'Australia non esiste. Non può esistere, dicono, perché altrimenti la gente che vive là sotto sarebbe sempre a testa in giù, ma non figurativamente, proprio con il sangue che va loro alla testa. Chi pensa di essere andato in Australia, allora? Beh, allora è stato in realtà portato su alcune isole vicine. E chi crede di avere degli amici o dei parenti in Australia è in realtà a che fare con degli attori pagati dalla NASA o con dei robot. Farebbe ridere se poi questa dichiarazione non proseguisse sostenendo che il governo britannico ha inventato l'Australia per nascondere uccisioni di massa. Tutte le persone che per anni sono state portate laggiù in realtà non ci sono mai arrivate e sono state gettate nell'oceano. Insomma, qualunque cosa si possa dire a un terrapiattista, difficilmente potrà mai convincerlo. Chi coltiva questo tipo di credenze, insomma, non valuta più i fatti per quello che sono davvero. La sua diventa un'autentica fede, dove si finisce per credere all'incredibile, a prescindere da tutto quanto. La teoria della Terra piatta è infatti un buon esempio di una credenza che finisce per assomigliare a una religione, o meglio, a un culto, o come si direbbe nel nostro paese, a una setta. A volte, tra i motivi che portano ad avvicinarsi al terrapiattismo, ma vale anche per altre teorie del complotto, può effettivamente esserci un'esperienza traumatica o una situazione difficile. Può trattarsi di una separazione, di un lutto, la perdita del lavoro, una malattia, una crisi di qualunque tipo.
sono esperienze dopo le quali si è inevitabilmente più vulnerabili e più propensi ad ascoltare qualcuno che possa restituire un senso a una vita che sembra averlo perso. Ovviamente non capita a tutti quelli a cui le cose vanno storte, ma in questo tipo di situazione alcuni sono pronti a infilarsi sempre più a fondo nella tana del bianconiglio di cui dicevamo prima. Per costoro la realtà può ridursi a una contrapposizione tra due uniche possibilità, vero e falso, buono, cattivo, bianco, nero, noi e loro. Non c'è spazio per discussioni, confronto, verifica, né tantomeno per il pluralismo delle idee. Nulla al di fuori del gruppo di chi crede a qualcosa può essere riconosciuto come valido, credibile o affidabile. Ciò significherebbe mettere in discussione questa nuova identità che si sta costruendo e, come spiego appunto nel mio libro, la nostra mente è naturalmente portata a respingere ogni idea che non confermi i nostri pregiudizi o le nostre credenze. Secondo lei noi crediamo a tutto? Perché siete ingenui, a voi sta bene ogni cosa. Posso chiedere? Basta che vanno a mangiare quel po' lì, siete contenti. Se è vero, me l'hanno sbagliato. Me l'hanno proprio raso a zero. Ma c'è anche un altro elemento che caratterizza questo tipo di gruppi, che si tratti dei terrapiattisti, di chi vede complotti in qualunque ambito della vita sociale, o di chi è convinto che l'intero pianeta sia frequentato, per esempio, da extraterrestri che sarebbero sempre sul punto di rivelare a tutti la loro presenza. Chi ne è a capo fa credere ai suoi proseliti di appartenere a una ristretta elite di prescelti. Questa sensazione di essere speciali, di partecipare con un'avanguardia di persone più attente della massa agli eventi più importanti della nostra storia, la storia dell'umanità, è un potente collante emotivo. Per costoro c'è la convinzione di occupare un posto molto speciale nella storia e di essere un giorno riconosciuti per la loro grandezza da tutte le generazioni future. I seguaci si convincono così di essere stati scelti da qualcuno, da un leader, da Dio, dalla storia, dagli extraterrestri, da qualche forza soprannaturale per condurre l'umanità fuori dalle tenebre, verso una nuova era di luce. Non a caso, tra le frasi che ricorrono più spesso in questi gruppi, c'è chi dice di avere aperto gli occhi, così come c'è chi accusa tutti gli altri di essere pecoroni, e si ripete come un mantra l'idea che una nuova era, una rivelazione clamorosa, sta per arrivare ed è solo questione di tempo ormai. E nell'attesa di questa nuova era, i guru, che approfittano di questi bisogni di risposte e di rassicurazione del tutto umani, si ritrovano a vivere oggi una vita privilegiata, idolatrati e ricompensati come nuovi messia. Contenti loro. Se volete seguire più da vicino il mio lavoro, potete farlo anche attraverso le stories che pubblico ogni giorno su Instagram, oppure attraverso la Locanda dei Naviganti, che è il nostro gruppo su Facebook. O ancora ricevendo l'Avviso ai Naviganti, la mia newsletter settimanale con cui condivido anteprime e anticipazioni sul mio lavoro. Io sono Massimo Polidoro, vi ringrazio per essere stati con me e vi invito a iscrivervi al mio canale. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ci vediamo venerdì prossimo. Se poi volete approfondire l'argomento di oggi, potete farlo anche con i libri, gli articoli e i video che trovate segnalati qui sotto nella descrizione sotto il video. Ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi un vostro commento e segnalatemi altre strane storie che vi piacerebbe affrontarsi. Cercherò di accontentarvi. A presto. Ma quale terra piatta? Lo sa qual è il vero problema del mondo, lei? No, quale? L'esplosione demografica. Lo sa che ogni secondo una donna mette al mondo un nuovo figlio? Davvero? Sì, ma mi domando io, possibile che nessuno sia ancora riuscito a trovare quella benedetta donna per dirle di smettere?